Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. In prima commissione ha preso il via il percorso legislativo delle due proposte che mirano a ridurre gli importi dei vitalizi degli ex consiglieri regionali. Il servizio. Ha preso il via in prima commissione il percorso legislativo delle due proposte che mirano a modificare gli importi dei vitalizi degli ex amministratori regionali e le regole per la concessione. Il consigliere Carbonari ha illustrato la proposta del proprio gruppo consiliare, che punta alla riduzione della spesa regionale per i vitalizi, prevedendo il principio per cui il condannato in via definitiva ad una pena definitiva superiore a 5 anni perde il diritto all'assegno e il divieto di cumulo tra più vitalizi. Viene proposto di incrementare l'età per ottenere l'assegno. Sarebbero pubblicati sul sito istituzionale i nominativi di chi lo percepisce e i fondi recuperati con la riduzione temporanea e progressiva degli importi servirebbero a recuperare fondi per alcune aree di intervento ancora da definire. L'ipotesi di intervento predisposta dall'ufficio di presidenza è stata presentata dal vicepresidente dell'Assemblea, Mancini, ed ha l'obiettivo di risparmiare sui vitalizi per destinare risorse a finalità sociali attraverso una riduzione per 36 mesi dell'assegno, con una soglia di esenzione per i redditi fino a 18.000 euro e una contrazione del 12% per i vitalizi oltre i 6.000 euro. Si tratterebbe di azioni mirate a proseguire nell'ottimizzazione della macchina amministrativa regionale. Gli uffici dell'Assemblea legislativa predisporranno un'istruttoria sulla materia ed è stato previsto di ascoltare l'Associazione degli ex consiglieri regionali. Via libera dall'aula di Palazzo Cesaroni al disegno di legge della Giunta regionale sul sistema integrato per il mercato del lavoro, prevista l'istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro. Ce ne parla David Mariotti Bianchi. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato a maggioranza il disegno di legge della Giunta regionale sul sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente, la promozione dell'occupazione, oltre che all'istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro. Hanno votato a favore i consiglieri regionali di Partito Democratico, Socialisti e Riformisti, Misto MDP, contrari quelli del Movimento 5 Stelle, astenuti Lega Nord, Misto Umbria Next e Forza Italia. Il disegno di legge modifica il mercato del lavoro e introduce un nuovo modello organizzativo dei centri per l'impiego. Affronta il tema dell'accreditamento delle agenzie formative alzando l'asticella della qualità per l'accreditamento delle agenzie interinali. Istituisce l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro. La legge stabilisce un nuovo principio di premialità delle prestazioni andando a valutare quanto lavoro si produce con la formazione. Inoltre si punta al sostegno della responsabilità sociale dell'impresa, ad azioni per incentivare il rientro dei cervelli ed evitare la fuga dei nostri giovani più preparati. All'agenzia è affidata la gestione dei centri per l'impiego e la messa online di tutti i servizi. Si rafforza il sistema dei centri per l'impiego, completando la gestione del passaggio di competenze e personale dalle province all'agenzia regionale, e si potenziano i servizi di marketing verso le imprese e la preselezione del personale. Con l'agenzia si intende promuovere il coordinamento e l'integrazione tra ASL, centri per l'impiego e servizi sociali dei comuni, un vantaggio soprattutto per i disabili e una base di partenza per il fascicolo elettronico del lavoratore. L'agenzia non prevede ulteriori figure dirigenziali, evitando ulteriori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quelli attuali. È previsto un percorso integrato con le politiche di sviluppo. Ok, della prima commissione all'accettazione della donazione del complesso dell'ex cinema Turreno a Perugia. Ce ne parla Marco Paganini. La Commissione Patrimonio dell'Assemblea Legislativa ha approvato a larga maggioranza l'atto amministrativo che autorizza la Regione Umbria ad accettare la donazione dell'edificio nel centro storico di Perugia che ospita il cinema Turreno. Prima del voto l'assessore Baltolini ha spiegato che Regione Umbria, Comune di Perugia e Fondazione Cassa di Risparmio condividono la governance di un'operazione che porterà alla riqualificazione di una zona del centro storico molto importante. Si tratta di una donazione di un immobile, ora di proprietà della Fondazione stessa, del valore di 2,9 milioni. Un terzo di esso entrerà nel patrimonio immobiliare della Regione, i due terzi in quello del Comune di Perugia. Lo spazio recuperato potrà essere usato per manifestazioni culturali e concertistiche, ma anche
per i convegni, con circa 1000 posti disponibili. Un regolamento di gestione della proprietà definirà i rapporti con il comune ed anche la gestione ventennale, da assegnare tramite bando pubblico. Una guida multimediale interattiva per far conoscere ai giovani studenti, ai visitatori, le attività dell'Assemblea Legislativa e la storia di Palazzo Cesaroni. Vediamo. Palazzo Cesaroni, l'imponente e prezioso edificio che dal 1977 è sede del Consiglio regionale dell'Umbria, poi Assemblea Legislativa, diventa sempre più luogo aperto e pronto ad accogliere gli studenti in primo luogo, e poi visitatori e cittadini intenzionati a conoscere le attività istituzionali che vi si svolgono, ma anche le bellezze architettoniche ed artistiche che impreziosiscono la sua struttura. Per agevolare la visita e la conoscenza di Palazzo Cesaroni vengono messe a disposizione efficaci tecnologie multimediali che permettono di seguire un percorso a tappe in cui, in ognuna di esse, sono spiegate funzioni e attività degli organi istituzionali che regolano la vita democratica dell'Umbria, l'Assemblea Legislativa, le commissioni, i comitati. Il filo d'Arianna che guida il visitatore nel suo viaggio all'interno della istituzione regionale è costituito da un tablet che, puntato sulla tabella che contrassegna il percorso all'interno del palazzo, fa apparire una guida virtuale, un avatar, che con parole e immagini illustra funzioni, ruoli e attività dei vari organi dell'Assemblea Legislativa, in un percorso che non può che iniziare con il simbolo dell'identità unitaria della Regione Umbria. Proseguendo nel percorso viene spiegato come funziona l'aula dell'Assemblea Legislativa, la presidenza, le attività dei gruppi consigliari e poi ancora delle commissioni e dei comitati. Ma la guida multimediale introduce e svela al visitatore anche le bellezze di Palazzo Cesaroni, il grande e austero edificio civile che, fatto costruire da Ferdinando Cesaroni tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, dal 1977 ospita l'Assemblea Legislativa della Regione Umbria. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha riservato sempre una grande attenzione alle attività di educazione alla cittadinanza rivolta agli studenti delle scuole primarie di primo e secondo grado. Dal 1982 l'istituzione organizza infatti visite con l'obiettivo di offrire ai giovani studenti un'occasione anche didattica di conoscenza diretta dell'Assemblea Legislativa. Dal 1982 al 2017 188.891 giovani studenti umbri hanno partecipato al progetto Scuole in Assemblea Legislativa. Nell'anno scolastico 2017-2018 le richieste di visita in assemblea sono triplicate rispetto agli anni scorsi. Oltre 3.000 studenti umbri visiteranno infatti Palazzo Cesaroni e saranno impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro e di cittadinanza attiva europea. Tutti dati che dimostrano l'attenzione e l'interesse del mondo della scuola verso queste tematiche che, sviluppate nei progetti di educazione alla cittadinanza, rientrano tra le funzioni proprie dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa regionale consiglio.regione.umbria.it. E su YouTube. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima settimana.